Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle, siamo al secondo appuntamento della lezione divina di quest'anno, che come forse ricorderete, tratta interamente dai testi profetici, che per gli ebrei accolgono anche i testi Primo e Secondo Samuele, Prima e Secondo Re, e le implicazioni delle relazioni familiari. Nei testi dei profeti, quindi, cerchiamo di comprendere ciò che il Signore ha da dire a noi e ciò che il Signore ha da dire alle nostre famiglie. In questo modo abbiamo pensato di valorizzare l'anno dell'Amoris Laetitia, che Papa Francesco ha indetto e che si concluderà con la Giornata Mondiale delle Famiglie a giugno prossimo a Roma, e anche l'anno di San Giuseppe, che terminerà nella festa dell'Immacolata. Per questo motivo, dopo la lettura della Parola di Dio, ci sarà anche una lettura breve dalla Pars Corde, con cuore di padre, la lettera che Papa Francesco ha scritto proprio per San Giuseppe. Quando si ascolta la parola di Dio, la cosa più importante è fare vuoto nella nostra mente e nel nostro cuore, perché la nostra mente e il nostro cuore possano essere riempiti dalla parola che il Signore ci fa ascoltare. E così abbiamo la possibilità di comprendere ciò che il Signore, attraverso il suo Spirito, dice alle chiese, a noi Chiesa di Lanciano Ortona, noi Chiesa Frentana. Siamo qui abbastanza numerosi stasera nella parrocchia dello Spirito Santo che ci ospita e che ringraziamo. Ci sono i collegamenti social che permettono anche a tante altre persone di seguire questo momento di fede e di preghiera. Prepariamoci perciò ad ascoltare la parola di Dio. Primo libro di Samuele. Dal primo libro di Samuele. Lo spirito del Signore si era ritirato da Saul, e uno spirito cattivo permesso dal Signore lo turbava. I servitori di Saul gli dissero: ecco, un cattivo spirito permesso da Dio ti turba. Ordina ora il nostro Signore ai tuoi servi che stanno davanti a te di cercare un uomo che sappia suonare l'arpa. Quando il cattivo spirito permesso da Dio verrà su di te, l'arpista si metterà a suonare e tu ti sentirai meglio. Saul disse ai suoi servitori: trovate un uomo che suoni bene e conducetelo qui. Allora uno dei giovani prese a dire: ho visto un figlio di Essi, Betlemita, che sa suonare. È un uomo forte, valoroso, un guerriero. Parla bene e di bella stella, e il Signore è con lui. Saul dunque inviò dei messaggeri da Jesse per dire: mandami Davide tuo figlio, che è con il greggio. E Jesse prese un asino carico di pane, un odre di vino, un capretto, e mandò tutto a Saul per mezzo di Davide suo figlio. Davide arrivò da Saul e si presentò a lui. Saul gli si affezionò molto e lo fece suo scudiero. Saul mandò a dire a Jesse: ti prego, lascia Davide al mio servizio, perché egli ha trovato grazia agli occhi miei. Or quando il cattivo spirito permesso da Dio veniva da Saul,
Davide prendeva l'arpa e si metteva a suonare. Saul si calmava, stava meglio, e il cattivo spirito andava via da lui. Parola di Dio. Come al solito, facciamo qualche minuto di silenzio per poter riflettere e meditare sulla parola appena ascoltata. Come vi dicevo, quest'anno i temi della lezione divina li prendiamo dai testi profetici e cerchiamo di vedere il loro rapporto con la dimensione familiare. La volta scorsa, parlando del passaggio delle consegne fra Mosè e Giosuè, quando Mosè, rendendosi conto che era diventato troppo anziano
disse: io non ce la faccio più, da oggi in poi vi guiderà Giosuè. Abbiamo parlato anche del passaggio dei consegni che ci dovrebbero essere fra genitori e figli, perché quella dinamica che c'è stata fra Mosè e Giosuè si vive quotidianamente in ogni nostra famiglia. Quando i figli sono piccoli, quasi quasi cerchiamo di considerarli più grandi di quello che sono. Ma tu sei grande, dai, perché ti comporti così? Quando sono diventati grandi, i genitori sembra che regrediscano un po' e fanno fatica spesso a lasciare andare i loro figli. Non sottovalutiamo ovviamente le difficoltà della situazione di oggi, la difficoltà del lavoro, la difficoltà dell'abitazione, la difficoltà economica che i figli possono avere e che a volte costringono i figli stessi a rimanere in famiglia. Ma non vogliamo nemmeno sottovalutare il fatto che i genitori appunto fanno molta fatica a lasciare andare i loro figli, a dire: noi ci mettiamo da parte, adesso fate voi. Questa sera vogliamo trattare un'altra tematica molto importante che ugualmente è presente in ogni nostra famiglia e in ogni nostra casa: la presenza della malattia nelle nostre famiglie, la presenza della malattia specialmente quando essa riguarda la mente, la nostra psiche, quando la malattia mentale bussa alle nostre porte, siamo a volte davvero sconcertati, incapaci di capire che cosa fare di fronte all'insorgere di un membro della famiglia che in un qualche modo perde consapevolezza di sé. E lo facciamo proprio attraverso la storia di Saul, il primo re degli Ebrei. Credo che tutti ricordiamo che l'unico re degli Ebrei è Yahweh, l'unico re degli Ebrei è Dio, e per questo motivo, proprio per non essere come tutti gli altri popoli, il popolo degli Ebrei non aveva un re, aveva casomai dei giudici che aiutavano il popolo stesso a risolvere le controversie. Quando c'era qualche difficoltà andavano dai giudici per farsi aiutare, e solo eccezionalmente i giudici prendevano la guida del popolo in momenti di particolare importanza o di particolare difficoltà della storia del popolo stesso. Ma ad un certo punto il popolo degli Ebrei comincia a lamentarsi e a dire: noi vogliamo essere come gli altri popoli, noi vogliamo un re come ce l'hanno tutti. Samuele, che era profeta in quel tempo, cerca di dissuadere il popolo dicendo: ma il vostro Dio, il nostro Dio è il Signore, non abbiamo bisogno di un re terreno come gli altri popoli. Ma il popolo insisteva e a un certo punto Dio dice a Samuele: se vogliono il re, diamogli il re, soltanto ricordati al popolo cosa significa avere un re, il fatto che dovranno ubbidire, che dovranno sottostare anche alle sue voglie, ai suoi desideri, a tutto quello che lui deciderà. Con i re ovviamente non si discute, si obbedisce. E il primo re che viene scelto è proprio Saul, della tribù di Beniamino, un uomo alto, la Sacra Scrittura ci dice che superava dalla spalla in su, quindi era più alto di almeno 15-20 centimetri rispetto ai più alti di tutto il popolo. Era forte, era valoroso, quanto di meglio per guidare il popolo. E Saul inizia bene la sua missione, la inizia nel nome del Signore e facendo la volontà del Signore. Però Saul inizia presto ad insuperbirsi nella sua posizione di re e inizia presto a voler prendere delle iniziative di testa sua, senza ascoltare più il Signore che attraverso il profeta gli faceva sapere
qual era la sua volontà, senza seguire più la volontà del Signore. Tanto che un giorno, mentre il popolo era riunito a Gargala in attesa di scendere in battaglia contro gli Amaleciti, uno dei popoli nemici di Israele, Samuele, il profeta che doveva fare il sacrificio, fece ritardo e Saul non lo volle aspettare. Preso dall'impeto, dalla voglia di iniziare il combattimento, di prima persona, lui direttamente, offre questo sacrificio a Dio, non rispettando, per così dire, la sfera religiosa che spettava al profeta. Lui era re e doveva guidare il popolo, il profeta doveva guidare il popolo dal punto di vista spirituale. Quando Samuele arriva, fa notare a Saul questa sua invadenza, fa notare a Saul che aveva fatto una cosa che non andava fatta, che il Signore non era contento di questo suo comportamento. E come spesso capita anche a noi, dopo un primo errore, dopo una prima mancanza, spesso con molta facilità commettiamo un altro errore, facciamo un'altra mancanza. E questa volta Saul fa una mancanza molto grave. In una delle battaglie contro gli Amaleciti, questo popolo nemico, come normalmente si usava in quel tempo, dopo la vittoria ci doveva essere l'offerta di tutti gli animali confiscati ai nemici al Signore e ci doveva essere l'uccisione di tutti i nemici, a cominciare dal re. In questo modo si vincevano i nemici, in questo modo si relegavano i nemici in un angoletto. Saul invece che cosa fa? Non uccide il re degli Amaleciti e tiene in vita il bestiame migliore di questo popolo che lui aveva sconfitto. E fra l'altro cerca di giustificarsi con il profeta Samuele, che gli faceva notare il suo comportamento sbagliato, dicendo che aveva tenuto in vita quegli animali, i migliori, proprio per offrirli al Signore, ma in un secondo tempo. Voleva prendere in giro Samuele, ma in questo modo stava prendendo in giro il Signore stesso. Fra l'altro, da quel re che lui aveva risparmiato, viene fuori colui che voleva uccidere tutti quanti gli ebrei al tempo di Ester. Solo la regina Ester riuscì poi a salvare il popolo degli ebrei. Quasi a dire che quando disubbidisci a Dio, poi la storia viene contro di te. Quindi Saul aveva commesso questi due errori gravissimi e perciò Dio aveva detto a Samuele: Saul non può più essere il re di Israele. Saul si sta comportando di testa sua, sta facendo davvero come i re degli altri popoli, sta facendo come se io non esistessi. Toglierò il regno a Saul e lo darò a un'altra persona. Questa persona sappiamo tutti che sarà Davide. Sarà Davide che però all'inizio, come sappiamo, era un semplice ragazzo, un pastorello, che quando il profeta Samuele andrà nella casa di suo padre per ungere re, uno dei figli di Jesse, non era stato nemmeno chiamato, proprio perché era piccolo e non veniva nemmeno considerato, non veniva considerato nemmeno dal padre. Ma come fa ingresso Davide nella storia di Saul? Saul, a causa di queste due azioni sgradite a Dio, aveva saputo dal profeta Samuele che Dio aveva ritirato la sua benedizione, che Dio lo aveva lasciato da solo nel combattimento della vita, e questo aveva prodotto in lui come una mezza specie di depressione, questo spirito cattivo permesso da Dio, come abbiamo ascoltato. E questa specie di depressione gli aveva fatto venire
oggi gli studiosi direbbero che appunto aveva un sacco di manie e che forse poteva avere tipo un disturbo bipolare, per cui viveva dei momenti di grande euforia a dei momenti di grande tristezza. Questo spirito cattivo non riuscivano a guarirlo i medici, per cui i suoi servi, il suo entourage, cerca di capire che cosa potevano fare e intuiscono quello che ancora oggi, anzi soprattutto oggi, viene valorizzato come terapia, la musicoterapia. Quando arriva questo spirito cattivo, suggeriscono i servi al re, dobbiamo chiamare qualcuno che è bravo a suonare, perché in questo modo tu ti rasserenerai l'anima, tu torni più tranquillo e la tua vita può riprendere normale. E quindi Davide, che sapeva suonare la cetra, viene chiamato perché allietasse i momenti di tristezza di Saul. Però nella sua presentazione, voi lo avete sentito stasera, dopo l'iniziale apprezzamento per la sua bravura nel suonare la cetra, vengono messe in evidenza delle caratteristiche che con i musicisti non hanno niente a che fare. È valoroso, è coraggioso, è forte in battaglia. Che c'entra questo con un musicista? È ovvio che l'autore della scrittura sta cominciando a farci capire che Davide non sarà soltanto il musicista che fa tornare il sorriso sulle labbra del re Saul, ma sarà colui che pian piano gli prenderà il posto. E infatti, quando Davide entra nella reggia, dopo un'iniziale luna di miele fra il re Saul e lui, cominciano delle difficoltà, perché Davide comincia a diventare anche lui un po' ambizioso, comincia a capire che stando nella reggia del re può arrivare a un livello che stando dietro le gregge del padre non avrebbe mai raggiunto. E Saul comincia a capire che Davide non è semplicemente il pastorello musicista, no? Un po' quest'idea romantica che ci possiamo fare noi, ma è qualcuno da cui deve stare attento, da cui si deve guardare. Quindi inizia un sottile scambio di relazione che diventa sempre più complicato, perché colui che aiuta Saul con la musica è anche colui che attenta al potere di Saul, e Saul capisce che il fatto che Davide lo tranquillizzi con la sua musica non lo può tranquillizzare più di tanto, perché Davide prima o poi gli prenderà il regno. Infatti, sapete tutti l'episodio di Golia, quando Saul e tutti gli altri generali, tutti gli altri soldati dell'esercito degli ebrei si rifiutano di combattere contro questo gigante Golia, e il posto di tutte queste persone viene preso proprio da Davide. Saul inizialmente dice a Davide: va bene, prendi tu il mio posto, ti do la mia armatura, la migliore armatura che poteva essere trovata in tutto il regno di Israele. Ti do la mia spada, ti do la mia corazza, ti do il mio scudo, ti do il mio elmo, potrai difenderti più facilmente. Ma quando misero tutta questa armatura sul corpo di Davide, Davide non riusciva nemmeno a camminare per il peso dell'armatura stessa, e quindi se la tolse e, come sappiamo dal racconto biblico, andò a combattere contro il gigante Golia soltanto con la fionda e 5 pietre piatte. Sappiamo bene come andò a finire: Davide riesce ad uccidere Golia con la sua stessa spada, spada che poi verrà condotta nel verrà portata nel santuario di Dio. E da lì in poi si capisce che Saul sta diminuendo e Davide sta salendo. Infatti le donne del popolo degli ebrei, quando intonavano
loro canti dicevano: Saul ha ucciso i suoi 1000, Davide ha ucciso i suoi 10.000. Saul capisce che ormai a Davide manca soltanto il regno e comincia a perseguitarlo. Lo vuole uccidere, lo vuole togliere di mezzo per salvare se stesso e il suo regno. Però Dio lo aveva abbandonato e quindi anche le scelte che Saul faceva non erano mai troppo positive, non andavano mai a buon fine. C'era un uso del potere enorme da parte di Saul che cercava di mettere in difficoltà Davide, sia chiedendogli delle cose impossibili, sia usando, come vedremo nel prossimo mese, addirittura sua figlia Michal, che si era innamorata di Davide. La prossima volta, infatti, parleremo proprio del matrimonio di interesse oppure del matrimonio d'amore. Ma torniamo a noi. Saul quindi vive questo momento di pazzia, vive questo momento di depressione mentale, e lo stesso Davide, però, è interessante notarlo questo, a un certo punto, per sfuggire da Saul che lo voleva uccidere, cosa può fare se non attraversare il confine degli ebrei e andare in terra straniera? E si va a rifugiare in mezzo ai filistei. Però i filistei lo riconoscono e dicono al re: ma non è questo quello che ha ucciso il gigante Golia, il nostro campione? Non è questo colui di cui le donne dicevano: Saul ha ucciso i suoi 1000 e Davide ha ucciso i suoi 10.000? A questo punto a Davide tremano le gambe. Dice: non ero sicuro presso gli ebrei, ma non sono sicuro nemmeno qui. E quindi si finge pazzo. Comincia a pizzicolare la saliva sulla barba, comincia a segnare segni strani da tutte le parti, comincia a dire frasi senza senso, tanto che il re dei Filistei a un certo punto dice: ma chi mi avete portato? Questo sarebbe il nostro nemico? Che non ci sono abbastanza matti nella nostra terra perché mi dovete portare pure questo? E così Davide, fingendosi pazzo, mentre invece Saul era ammalato davvero, salva la sua vita e può continuare il suo percorso che poi lo porterà ad essere re di tutto Israele, di tutto il popolo degli ebrei. Cosa ci insegna questa pagina della Sacra Scrittura? Ci insegna una serie di cose importanti. Prima di tutto, che vicino a una persona che soffre la malattia mentale c'è bisogno di costruire una rete di relazioni, una rete di protezioni. C'è bisogno di qualcuno che si accorga di questa malattia e che prenda dei provvedimenti. Non sempre i provvedimenti che si prendono sono adeguati, a volte sono diversivi, a volte sono dei pannicelli caldi, a volte sono delle soluzioni che durano un attimo, ma la presenza delle persone intorno alla persona malata è fondamentale. I servi ci sono, coloro che abitano il palazzo ci sono, chi manca vicino a Saul? Manca proprio la sua famiglia. Non si parla dei suoi figli, non si parla di sua moglie, non si parla dei suoi familiari. Saul si ritrova da solo e si ritrova quindi ancor più in questo buco nero che è la sua malattia mentale. Poi la capacità di accogliere queste soluzioni, per quanto non siano definitive. La musica che faceva allontanare da Saul lo spirito cattivo è qualcosa di non definitivo, ma qualcosa di importante, qualcosa di utile. L'altra cosa che possiamo imparare è quella di non colpevolizzare le persone malate. È matto, che ci vuoi fare? Con lui non si può parlare, non si può ragionare.
Dire a una persona malata che è matto significa farlo reagire anche bruscamente. Chi? Io sono il matto. Significa non fargli accettare le eventuali cure che possono aiutarlo, oggi attraverso anche delle medicine più adeguate o dei trattamenti più adeguati. La Bibbia ci dice che bisogna, fra virgolette, decolpevolizzare il malato mentale. Non è colpa del malato se fa delle cose strane, è colpa della sua malattia. Allora la presenza di questo spirito cattivo ci fa capire che non era immediatamente la volontà di Saul quella di fare il male, ma era qualcosa d'altro, qualcosa che non dipendeva da lui, che non era nelle sue facoltà fermare fino in fondo. E poi appunto la necessità che invece la famiglia ci sia proprio per aiutare di più e meglio la persona malata di mente con difficoltà psichiche o psicologiche. Però la storia di Saul ci insegna anche un'altra cosa, che se tu segui veramente la tua vocazione, se tu segui veramente la tua chiamata, probabilmente rimarrai lontano dalla depressione, da un disturbo bipolare, da questo spirito cattivo che ti distrugge la vita. Ed infatti all'inizio Saul stava bene, faceva la volontà di Dio, camminava sulla strada di Dio e le cose erano in equilibrio. Quando è che Saul comincia ad essere depresso? Quando è che Saul comincia a sperimentare la malattia? Proprio nel momento in cui, allontanandosi da Dio, diventa un re come tutti gli altri, diventa un re come quelli dei pagani, come quelli che non conoscono Dio. E dovendo da solo reggere un popolo, è come se la responsabilità di questo compito lo avesse schiacciato. E poi, come vi accennavo, di errore in errore, Saul arriva ad un ultimo, definitivo errore, quello di andare da una indovina perché gli chiamasse lo spirito di Samuele e perché Samuele gli potesse predire come sarebbe andata a finire la battaglia con i Filistei. Samuele gli dice: già lo sai come andrà a finire, come a dire, quasi te la stai cercando tu adesso, hai offeso nuovamente Dio, perché Dio non vuole che tu vai dai cartomanti, che tu vai dagli indovini, che tu chiami gli spiriti dei morti, e tu lo hai fatto contraddicendo ancora una volta la volontà di Dio, e questo, come sappiamo, poi porterà addirittura al suicidio Saul. A noi questo ci insegna che dobbiamo cercare di seguire la nostra vocazione, di seguire la nostra missione, di fare la volontà di Dio, di non voler fare tutto quello che ci passa per la testa, perché non sempre tutto quello che ci passa per la testa è buono per noi ed è buono per chi sta vicino a noi. Non ragionare, direbbe San Paolo, secondo il mondo, ma ragionare secondo Dio. E Saul ci insegna pure che bisogna essere re secondo il cuore di Dio, sacerdoti secondo il cuore di Dio, laici, mariti, mogli, figli, genitori secondo il cuore di Dio, battezzati, credenti secondo il cuore di Dio. Però questo intrecciarsi fra la storia di Saul e la storia di Davide, fra la pazzia vera di Saul e la pazzia finta di Davide, ci dicono anche qualche altra cosa di importante. Per fare la volontà di Dio, per fare ciò che il Signore ci chiede e quindi rimanere in equilibrio, rimanere nella serenità che ci permette di affrontare tutte le prove, anche le più difficili, abbiamo bisogno di alcune risorse. Mentre scappava da Saul, Davide un giorno, affamato, arriva nel santuario dove c'erano i pani che erano il cibo dei sacerdoti e solo in casi eccezionali potevano essere mangiati anche dai laici, dalle altre persone. Il
caso era sicuramente eccezionale, il momento era sicuramente particolare, i sacerdoti fanno mangiare a Davide il pane, che era il pane di Dio, che era il pane, diremo oggi, consacrato. Allora qual è la prima risorsa che noi dobbiamo avere per affrontare con coraggio e con successo la vita dal punto di vista cristiano? Dobbiamo avere il pane della vita, dobbiamo avere l'Eucaristia, dobbiamo avere la presenza di Gesù, pane di vita per tutti quanti noi. Ma lì, in quel santuario, Davide, che era fuggito da Saul così come si trovava, quindi non solo senza cibo, ma anche senza armi, non trova soltanto il cibo, il pane, trova anche la spada di Golia con cui lui stesso aveva ucciso il gigante che era stata portata quasi come un ex voto, diciamo così, davanti al Signore. Davide prende la spada di Golia, davvero la spada migliore di tutto quel tempo. E questo ci ricorda che anche noi abbiamo bisogno di una spada, ma non la spada materiale per uccidere, la spada che è la parola di Dio. Lo abbiamo ascoltato proprio pochissime domeniche fa, che la parola di Dio è come una spada a doppio taglio che giunge nell'intimo di noi stessi e ci permette di fare discernimento. La parola di Dio che ascoltiamo, anche quella che abbiamo ascoltato stasera, ci aiuta a fare chiarezza nella nostra vita, ci aiuta a fare discernimento nella nostra esistenza per poter recuperare il cammino diritto se eventualmente lo abbiamo smarrito. E se c'è una follia, se c'è una pazzia da cui dobbiamo farci prendere, quella follia, quella pazzia è la follia e la pazzia per il Vangelo, è la follia e la pazzia per Dio, come dice San Paolo nelle sue lettere. Io sono pazzo per Dio. La follia è quella di chi segue il Signore, perché ciò che è scandalo per i giudei, ciò che è stoltezza per i pagani, quindi ciò che è pazzia per i pagani, diventa sapienza di Dio e forza di Dio per chi crede. Noi dobbiamo questa sera uscire da questa chiesa con la follia di Paolo nel cuore, con la pazzia di voler annunciare a tutti la parola del Signore che abbiamo ascoltato e che possiamo meditare continuamente. Chi ci può essere di aiuto? Come ascolteremo da alcuni passaggi della Patris Corde per qualche momento, ci può essere di aiuto la figura di San Giuseppe, che insieme alla figura di Maria ci presentano il modo in cui si può fare la volontà di Dio, il modo in cui, ascoltando la parola, tu non ti allontani dalla strada che il Signore ha aperto per te e fai sempre la sua volontà, che è il meglio anche per te. Anche quando questa volontà di Dio ti sembra assurda, anche quando questa volontà di Dio sembra dirti una cosa veramente da pazzia secondo la logica del mondo, come appunto per San Giuseppe credere al racconto che Maria gli aveva fatto, e cioè che un angelo gli aveva detto che lei sarebbe diventata madre per opera dello Spirito Santo. Quindi qualcosa lo possiamo imparare da Saul, qualcosa lo possiamo imparare da Davide, molto lo possiamo imparare da Maria e da Giuseppe. Per cui, dopo un momento di riflessione, possiamo ascoltare le parole della Patris Corde.
dalla lettera apostolica Patris Corde di Papa Francesco. La vita spirituale che Giuseppe ci mostra non è una via che spiega, ma una via che accoglie. Solo a partire da questa accoglienza, da questa riconciliazione, si può anche intuire una storia più grande, un significato più profondo. Sembrano riecheggiare le ardenti parole di Giobbe, che all'invito della moglie a ribellarsi per tutto il male che gli accade, risponde: se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? Giuseppe non è un uomo rassegnato passivamente. Il suo è un coraggioso e forte protagonista. L'accoglienza è un modo attraverso cui si manifesta nella nostra vita il dono della fortezza che ci viene dallo Spirito Santo. Solo il Signore può darci la forza di accogliere la vita così com'è, di fare spazio anche a quella parte contraddittoria, inaspettata, deludente dell'esistenza. Come Dio ha detto al nostro santo Giuseppe, figlio di Davide, non temere. Sembra ripetere anche a noi: non abbiate paura. Occorre deporre la rabbia e la delusione e fare spazio senza alcuna rassegnazione mondana, ma con fortezza piena di speranza a ciò che non abbiamo scelto eppure esiste. Accogliere così la vita ci introduce a un significato nascosto. La vita di ciascuno di noi può ripartire miracolosamente se troviamo il coraggio di viverla secondo ciò che indica il Vangelo. E non importa se ormai tutto sembra aver preso una piega sbagliata e se alcune cose ormai sono irreversibili. Dio può far germogliare fiori tra le rocce, anche se il nostro cuore ci rimprovera qualcosa. Egli è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Giuseppe accoglie Maria senza mettere condizioni preventive. Si fida delle parole dell'angelo. La nobiltà del suo cuore gli fa subordinare alla carità quanto ha imparato per legge. La vita spirituale che Giuseppe ci mostra non è una via che spiega, ma è una via che accoglie. Giuseppe non è un uomo rassegnato passivamente. Il suo è coraggioso e forte protagonismo. Accogliere così la vita ci introduce un significato nascosto. La vita di ciascuno di noi può ripartire miracolosamente se troviamo il coraggio di viverla secondo ciò che indica il Vangelo. Dio può far germogliare fiori tra le rocce. Il coraggio creativo di San Giuseppe è quello che emerge soprattutto nelle difficoltà e che fa scoprire all'uomo risorse impensate e inaspettate. Il carpentiere di Nazareth, spiega il Papa, sa trasformare un problema in un'opportunità, anteponendo sempre la fiducia alla provvidenza.
ha detto il Papa che San Giuseppe non è un uomo rassegnato, ma un uomo che accoglie e che è pieno di coraggio creativo. Anche noi stasera dobbiamo essere persone non rassegnate, ma accoglienti, accoglienti nei confronti della parola che il Signore ci ha fatto ascoltare. E vogliamo avere il coraggio creativo di chiedere ciò di cui abbiamo veramente bisogno attraverso la preghiera. E se qualcuno ce lo volesse impedire, dobbiamo gridare ancora più forte, come il cieco di Gerico, di cui abbiamo ascoltato domenica scorsa: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Signore, fai tu secondo la tua volontà. Perché è il Signore, è Gesù che ci rivela ciò che ci serve davvero, ciò di cui abbiamo bisogno per la nostra vita e per la nostra felicità, oltre che per la nostra santità. Allora ci vogliamo mettere in piedi e attraverso la preghiera che Gesù ci ha insegnato vogliamo fare sintesi di tutte le preghiere, di tutte le richieste che sono affiorate nella nostra mente e nel nostro cuore in questo momento di lezione divina. Padre nostro, andiamo in pace.